4 le prove speciali costruite a regola d'arte dal Motoclub Amaretina in collaborazione con la realtà locale TNT Corse per l'ultimo appuntamento 2016 Campionato Italiano Motorelli sbarcato a Rapolano Terme. Jacopo Cerutti ha brillato su tutti, non solo nella prova di giornata, ma ha anche artigliato l'oro tricolore Cimbra 2016 ad un campionato che ha raggiunto un nuovo record di iscritti, trend sempre in crescita dall'inizio di stagione. Molti gli enduristi che si sono presentati alla prova senese, sempre più affascinati dalla disciplina della navigazione, attratti dallo sfilare velocissimo delle note sul roadbook, primo tra tutti Alessandro Botturi, campione italiano Ride TT 2016, che ha relegato dietro di sé Vanni Cominotto e Maurizio Girini nelle prove tutt-terrain. Due punti staccavano invece i due piloti Husqvarna, Jacopo Cerutti e Vanni Cominotto, dopo la quinta prova di Portico di Romagna, con Matteo Graziani in lizza per il podio, ma con il fiato sul collo da parte di Maurizio Gerini, Alessandro Botturi, Andrea Mancini, Mauro Slenghi, Luca Vecchi, tutti ad una manciata di punti. Come lavoro tantissimo, come sempre, la terza prova di campionato italiano che organizziamo negli ultimi 10 anni è stata un po' la più difficile. C'è stato un problema a luglio, abbiamo dovuto posticipare l'evento e abbiamo lavorato tantissimo per recuperarlo e per portarvi nella nostra cittadina. Più di 80 persone nel percorso per la prova di domani. Sì, 80 persone tra moto, jeep, staff di protezione civile, sanitari. Qui la Misericordia ci ha aiutato tanto dal punto di vista sanitario, quindi ringraziamo il movimento, diciamo una grande famiglia che si muove per il Motorelli. Ecco, per chi è pilota domani con che tipo di prove in linea si confronterà? Allora, il percorso, mi ha chiesto le prove in linea, il percorso è scorrevole per tutti, le prove in linea credo siano di alto livello. La prima, forse la parte iniziale è un po' meno navigata, sicuramente è un rendezvous, un venirsi incontro a un serraggio di note sempre più frequenti e sempre più complicate. Credo siano speciali abbastanza adatti ad ex enduristi, mi dispiace dirlo, ma è così, negli anni il terreno è peggiorato e quindi probabilmente agevoleremo loro. La seconda invece speciale, pur essendo dura dal punto di vista tecnico di guida, sarà impegnativa, molto impegnativa anche dal punto di vista della navigazione. Ci siamo impegnate al massimo per poter portare in fondo e accontentare tutti. C'è un grande lavoro dal punto di vista della segreteria, incamerando tutte le iscrizioni e tutto, stando dietro un po' ai ragazzi, però tutto bene, è sempre un piacere far parte di questo tipo di campionato, insomma, e poter organizzare è molto bello. Ritorna quindi la disciplina della navigazione, parliamo anche dello staff che ha seguito il tutto, in quanti eravate e quanto impegno c'è stato. Diciamo che per le iscrizioni c'erano mio papà e mio fratello e per il percorso tutto il gruppo TNT che ha fatto un lavoro eccezionale secondo me e spero che saranno tutti contenti veramente perché di impegno ce l'hanno messo tutti tanto e è bello così, ecco, speriamo di accontentare tutti. Alle 8 in punto di domenica Jacopo Cerutti, CF Racing, ha ufficializzato lo start, primo anche in classifica di campionato con 70 punti, seguito alla partenza da Maurizio Gerini, team Solaris, e Giovanni Gritti, altra rivelazione 2016, approdato al Motorelli dall'enduro. 4 le donne in competizione, Serena Ghione, Raffaella Cabini, Anna Ghirlandini e Simona Brandt-Verca. Sicuramente un gran bello spettacolo, perché unire a fine stagione così tanti piloti in queste bellissime terre e mettendo anche, diciamo, dando anche la possibilità a alcuni enduristi di provare questa meravigliosa esperienza è quello che di maggior auspicio si potesse aspettare, insomma. Quindi grande, grande soddisfazione da parte nostra, da parte del Motoclub organizzatore e da parte della terra toscana. La carovana dei Centauri, subito dopo le partenze, ha affrontato la prima prova di giornata, un fettucciato che ha visto la migliore interpretazione da parte di Vanni Cominotto con un tempo di 2 minuti 9 secondi e 51 centesimi, mentre con poco più di un secondo di ritardo si è imposto Cerutti, seguito dal gigante di Lumezzane, portacolore Yamaha.
Nella seconda prova speciale di 28 km a confermare la performance è stato Jacopo Cerutti per il team CF Racing, seguito con 22 secondi di stacco dal compagno di squadra Vanni Cominotto, quindi Alessandro Botturi riconfermava la terza posizione. A seguire si sono classificati in ordine di tempo Maurizio Gerini, Andrea Mancini, Leonardo Tonelli, Matteo Graziani, Mirko Pavan, Luca Vecchi, Luigi Martelozzo. Dopo 100 km di trasferimento e una breve assistenza tecnica, i Centauri hanno assaggiato la terza prova di giornata di 23 km off-road in quota. Jacopo Cerutti ancora una volta ha staccato il tempo migliore, dando 10 secondi ad Alessandro Botturi e 24 secondi al suo compagno di squadra Vanni Cominotto, mentre la quarta posizione è stata firmata da Andrea Mancini. Il fettucciato di inizio giornata è stato anche banco di prova a sigillo dell'appuntamento senese, con Jacopo Cerutti ad ottenere il miglior piazzamento. L'assoluta di giornata è andata a Jacopo Cerutti, che si laurea anche campione italiano 2016, mentre l'argento a Rapolano Terme è stato indossato da Alessandro Botturi e il bronzo da Vanni Cominotto. A seguire si sono piazzati Mancini, Gerini, Tonelli, Pavanna, Graziani, Gritti e Martelozzo. Partiamo dal primo piano di questo roadbook che ti ha portato veramente fortuna. Cambio di casacca per quanto riguarda 2016, si corre con i colori Husqvarna, grande soddisfazione per il team manager Carcano, ma grande soddisfazione anche per te che ti riconfermi primo al campionato italiano Motorelli. Sì, è stato un anno decisamente più difficile dello scorso, perché con l'infortunio di Aielli è stata una bella battuta d'arresto, ho fatto 2-0. E ero convinto di averlo perso, invece poi facendo due calcoli ho capito che potevo ancora lottare per la vittoria vincendo le ultime due gare, e quindi ce l'ho messa tutta. La scorsa gara è stata un po' più facile partendo dietro, questa gara partendo prima è stata molto difficile, ce l'ho messa tutta e faccio i complimenti anche a Vanni sia per il secondo posto in campionato sia per oggi, che finalmente ha fatto una gran gara. Secondo me tutto l'anno poteva fare gare ancora migliori di quelle che ha fatto, e ringrazio tanto Husqvarna e il team CF Racing di Fabrizio per il lavoro perfetto che stanno facendo, e io ho messo il 110% oggi, tutte e due le speciali al limite tra virgolette, bellissime come piacciono a me, nel senso navigate, tecniche, non esageratamente difficili come navigazione, ma stare sempre sul pezzo era importantissimo. E quindi contentissimo, riconfermato anche quest'anno e ce l'ho messa tutta, è stato stupendo anche recuperare dall'infortunio e ritornare sul gradino più alto. Si ritorna sul gradino più alto del podio, si guarda anche al futuro, si guarda al 2017. Sì, adesso stiamo un po' parlando con Fabrizio, con Husqvarna, ma comunque mi sono trovato benissimo qui e voglio restare qua e fare nel 2017 sempre il Motorelli, e oltre alle gare tipo Dakar o i rally internazionali, e cercare di fare un bel risultato a Sardegna, che quest'anno l'unico rammarico che ho avuto quest'anno è di essere a casa a guardare i risultati. Per l'edizione Cimbre 2016 Vanni Cominotto scala il secondo gradino del podio, mentre il terzo gradino del podio va a sorpresa al gigante di Lumezzane, facendo sfumare l'occasione per Maurizio Gerini e Matteo Graziani. Sì, ci siamo presentati qua all'ultima di Motorelli, che eravamo staccati di due punti nell'assoluta con Jacopo, mio compagno di squadra, e abbiamo spinto al massimo tutto il giorno, abbiamo cercato insomma ognuno di fare il meglio che poteva. Lui è stato più bravo e ha avuto la meglio, io per qualche secondo mi sono trovato dietro il Bottu nell'assoluta, quindi ho concluso terzo assoluto la giornata,
e il campionato l'ho terminato secondo e primo di classe della 600. Tanta soddisfazione, un merito va anche ai colori Husqvarna. Sì, sicuramente, la squadra è stata formidabile, abbiamo fatto un ottimo lavoro, colgo l'occasione per ringraziare il team, l'Husqvarna Italia, il team CF Racing e tutti quelli che ci hanno dato una mano per poter ottenere questo ottimo risultato. Nella classe 50 la piazza d'onore a Rapolano Terme è andata a Nicolò Ferraris, mentre nella competizione in rosa a scalare il podio ci ha pensato Serena Ghione davanti a Raffaella Cabini e a Simone Verca. Nella categoria 125 si è imposto Maurizio Girini, nella 250 l'oro è stato indossato da Leonardo Tonelli, mentre Jacopo Cerutti è stato il top rider della classe 450. Per la 600 ha stretto l'oro Vanni Cominotto e nella classe 1000 ad essere applaudito è stato Pierluigi Valentini. Nella categoria marathon il miglior tempo dopo le quattro prove di Rapolano Terme è andato a Giancarlo Nagostinis. Oggi ho fatto secondo, ho provato nella seconda, la prima un pochettino dormicchiato e ho fatto terzo, nella seconda ho provato a spingere ma Jacopo mi ha dato ancora 10 secondi e veramente penso che l'ha strameritato questo campionato. Io purtroppo non ho fatto tutte le gare e bene, però sia lui che il Vanni sono veramente stati molto competitivi quest'anno. Mentre per quanto riguarda il Ride TT, hai portato a casa il risultato? Sì, ho fatto tutto il campionato del Ride TT, visto che in concomitanza sia col Sardegna che le tre giornate di Abruzzo. E bene, dai, sono contento, un titolo italiano di classe assoluto fa sempre piacere. Ho finito terzo assoluto anche nel campionato italiano Motorelli, va bene così. Mentre per quanto riguarda il futuro, a cosa si guarda? Sì, adesso il futuro è la Dakar, a gennaio ci sarà di nuovo la Dakar, con Yamaha quest'anno abbiamo veramente lavorato tanto, siamo stati parecchio nel deserto, il livello è altissimo lì, però dai, alla fine vado per cercare di fare qualcosa di buono. Anche l'ultimo rally in Marocco ho dimostrato che sono abbastanza competitivo, che la moto è veramente competitiva e dai, speriamo, incrociamo le dita e tifatevi tutti. I campioni italiani Cimbra 2016 sono stati Jacopo Cerutti, assoluta, Nicolò Ferraris, classe 50, Raffaella Cabini, classe femminile, Luca Vecchi, classe 125, Guido Fedeli, 250, Jacopo Cerutti nella classe 450 e quindi Vanni Cominotto nella 600, Alessandro De Valle nella classe 1000, Fabio Mauri nella marathon, Ivan Amerli, trofeo sport. Il campione italiano Under 23 è stato Carlo Cabini, il quale si è garantito anche l'iscrizione gratuita al prossimo Hellas Rally. È stata una giornata fantastica, il tempo ci ha salvato prima di tutto, una gara organizzata in maniera perfetta, tutto è andato via liscio, si è incastrato tutte le cose che dovevano sistemarsi, non abbiamo avuto nessun tipo di incidente, ma una navigazione perfetta da tutti i presenti, perciò la grande soddisfazione è anche questa, non abbiamo perso nessuno perché tutti cominciano veramente a navigare. Con questo si termina un campionato che è stato veramente gradito da tutti, gare belle. Questa era partita male questa gara perché dovevamo farla a luglio, poi abbiamo avuto dei problemi con alcune amministrazioni, ma è stata recuperata alla grande, tutti contenti, perciò meglio di così non si poteva finire la stagione.